Ehi, sono ormai 20 giorni che non ti fai più sentire. La zia non mi dice niente. E ogni volta che le chiedo, si arrabbia anche. Avrei voluto mi salutassi almeno. Tra un po' inizia anche la scuola. E non so come supererò le giornate. Spero sia solo un periodo, che siano in settimane. Ricordi che dobbiamo ancora finire il libro, ok? Dal documento già depositato in comune. Dai, non ho più voglia, leggi tu. Dai, pagliaccia, facciamo insieme. No, dai, facciamo una frase a testa. Addirittura, dai. Che pigra che sei. L'elettricista Caio chiedeva 40.000 euro per il trasporto e il montaggio di gruppi elettrogeni che erano lì dall'anno prima. Adesso facciamo insieme, ok? Va bene, ok. Leggere quei documenti precisi e dettagliati e totalmente inventati era come entrare nel bosco delle fate o in un grande prisma luminoso. Tutte le cose erano lì, chiare e vicine, eppure senza corpo, senza sostanza. Bravissima, vedi che ce la fai. Adesso torniamo a casa che è tardi. Non fare quella faccia. Dai, torno presto. L'ambiente è sospeso in un silenzio innaturale. Il campanello non suona. Il telefono non squilla. Ogni tanto qualche voce attutita piove dall'alto attraverso il Oggi è andata bene, tutto sommato. Non mi ha interrogato. Sono ancora a pagina 87. E lo so, potrei far di meglio. Ma non ne vedo il motivo. I riassunti che trovo online sono ancora più noiosi del libro stesso. E gli altri? Gli altri non capiscono. O forse sono io a non capire loro. Dicono sempre di avere altro da fare. Di non aver tempo per studiare. Ma io, se ci penso, non so cosa faccio tutto il giorno. Studio? Vabbè, quello sì. Ma non finisco mai. Parole, frasi, libri, tutta una grande confusione nella testa. E Giulia si lamenta. Dice che la trascuro. Che sto sempre a studiare e non ho tempo per stare con lei. Ma non posso farci molto. A volte avrei voglia di mollare tutto e andarmene via. Mi sento così stupida in quella classe. Sara, continua a leggere, mi dicono. Io sbaglio. Dopo due parole, manco fossi una bambina delle elementari. E loro ridono. Lo odio quando lo fanno. Io faccio di tutto per distrarli. Tossisco, rido. Ma i professori si arrabbiano anche. Dicono che non porto rispetto, che ho le capacità ma non mi applico. Ma io, se non ci riesco, cosa posso farci?
questo sarà probabilmente l'ultimo video che ti farò. Qua va tutto male. In classe è arrivato un nuovo tipo. E puzza di quella roba che ti fumavi ogni tanto. Poi, è stupido come te. O boh, forse lo batti. Ormai sono 3 mesi che non ti fai più sentire. E non so se riuscirò a perdonarti. Ma forse te... nemmeno ci pensi a questa cosa. Alla fine sono solo la tua stupida sorellina, giusto? Sono Luca. Lo so che nell'ultimo periodo non mi sono fatto sentire, ma ti spiegherò tutto appena torno tra un mesetto. Ci vediamo per i 18. Ti voglio bene, scemotta. Oggi è tornata la mamma. La zia non l'aveva detto niente di dove è andato. Si è arrabbiato un sacco. E nessuno sa dove sei, nessuno tranne me, ma io non ho detto niente. Poi oggi è stata anche una giornata un po' grigia. Ha nevicato un po', ma nulla di speciale. Mi manchi, sai? Oggi è arrivata la pagella. La zia si arrabbiata un sacco. Non va mai bene cosa faccio. E io non so cos'altro fare. Sono a pagina 188 di quel libro. Ma ormai non si parla più di quel testo. La verifica è stata fatta. Ci sono 9 argomenti. Fine. Ma qual è il senso? Tornerai mai come mi avevi detto, Luca? Sono passati 3 giorni da quando non ti fai più sentire. Era anche il mio compleanno, il mio 18esimo. E te non c'eri. L'avevamo pianificato insieme da anni. Penso non ti farò più vedere quello che ho registrato finora. Forse non ci vedremo nemmeno più. Ma in fondo va bene così. Sara, vieni a mangiare? No, non ho fame, non ho voglia. Sara, è una settimana che non mangi, vieni. Oi, è da un po' che non ti racconto come va. Sono successe tantissime cose. La zia mi ha dato la tua camera. All'inizio mi piaceva avere le tue cose attorno, ma poi col tempo è diventato un po' troppo. Infatti ho portato quasi tutte le tue cose in cantina. Boh, avere le tue cose attorno, sentirmi sempre il tuo profumo addosso. Stai diventando un po' troppo. A scuola andava tutto male. Avevo voglia di mollare tutto e andarmene, di arrendermi. Poi ho ritrovato la foto e mi sono ricordata di cosa mi dicevi. Dai, secondo te cos'è questo? Vediamo. Non saprei. Su, guarda bene. Ancora nulla? Non lo so, sono stupida. Non sei stupida, guarda bene. Se ti dicessi che questi sono 2 occhi di animale, che vedi? Ma è una mucca. Vedi? Non sei stupida, ti serve solo la spiegazione giusta. La spiegazione è giusta. Ecco la chiave, Vincente. Da quel giorno sono andata insieme a Marco. Lui mi leggeva le cose. È incredibile quanto poco basti per andare alla pari con gli altri. Non so ancora come ho fatto a superare l'anno. Non che io abbia avuto chissà che media. Non ho niente di più degli altri ragazzi. Però, anche se nessuno si ricorderà il mio nome e passerà inosservata, non mi importa. Questa scuola non mi darà mai niente, ma io ho imparato la cosa più importante. Io ce la posso fare. E come ce l'ho fatto una volta, ci riuscirò ancora. Ti voglio bene, Luca. A presto.